Ok. Bene. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Noi ci siamo già in... Voi avete già visto me. Buongiorno. La prima lezione sullo schermo, non so in quale. Io sono Luigi De Rossi, sono un professore associato al Politecnico di Torino e oggi parliamo di agenti conversazionali. E parliamo di agenti conversazionali in modalità, diciamo, pratica, per cui hands-on. Però prima di parlare di agenti conversazionali, parliamo di voi un secondo, visto che voi ormai siete qui da un po', ma io non vi ho mai incontrato. Partiamo dalle persone in aula. Se mi dite nome, che cosa fate nella vita, qui, anche fuori, ma soprattutto qui, quanto ne sapete di agenti conversazionali in generale, non necessariamente da un punto di vista tecnico. Cioè, avete mai usato uno, ne avete una a casa, tipo un Alexa o cose così, oppure no? Partiamo da qua, vai. Io sono Camilla Santricca, sono l'università della professoressa Cappiello, non so se mi ha conosciuto. Niente, io mi occupo principalmente di data quality, data preparation, nello specifico nell'ambito del machine learning, ma in realtà non solo nell'ambito, in realtà non solo, Data quality. data quality. Agenti conversazionali, ok, ho casa Google Ok. E buon, e ci Home, parli e ogni poi, tanto. però abbiamo una tesi su explainability e quindi ho visto, già implementato un piccolo agente conversazionale per fare data preparation con Dialog, Ok. però non l'ho mai usato io, L'hai visto usare l'ho dal visto tesista? usare. Ok. Io sono Ludovica Pio, sono laureata di Matera e mi occupo di accessibilità nel web anche utilizzando agenti conversazionali. La mia tesi è stata in realtà io vengo da design, in realtà la mia tesi è stata per lo sviluppo grafico di un'interfaccia per generare chatbot, quindi ho una conoscenza media. No, Non sbilanciamoci troppo, non diciamo esperti perché poi una buona conoscenza. Ok. sono Elias Montini, sono ricercatore presso la SUPSI e PhD qui al Politecnico. Il mio tema di ricerca si occupa di Human Centered Production System, di robotica collaborativa. Agenti conversazionali o Alexa a casa, l'ho dato un mese per cambiare i canali da TV. Poi l'hai staccato, bravo. Uno dei due. Feedback, sono uno studente che sta per entrare in informatica e ho usato un agente conversazionale ma non è programmato Ok, e usato cosa? Quello sul telefono oppure nei chatbot sui siti? Ok. sono Lorenzo Manoni, sono al primo anno di magistrale in computer science. E ho regalato ai miei genitori Alexa e poi per ora abbiamo fatto l'esperimento sulle scimmie, su come interagiscono. Io invece utilizzo spesso Google, sì, tutti gli assistenti sono e sono da Mr. Watts. Bene. Bene, sono Chiara Pisquaro, dottoranda primaria di Information Technology. La mia ricerca è sui temi etici nel campo del software e del machine learning. E non ho dimestichezza con agenti conversazionali, infatti tutti i miei colleghi che sono con la professoressa Matera, la professoressa Gargiotto, si divertono per fare i primi prototipi con me, che sono un utente abbastanza base. Bene, ok. Io sono Alessandro Pidergo, studente del secondo anno del magistrale in ingegneria informatica, track di Artificial Intelligence.
Non ho, cioè, ho usato agenti conversazionali come Alexa, assistenti vocali di Google, di Siri, usato qualcosina, qualche chatbot su Telegram, comunque anche su un'app, quella bancaria che c'è della carta. Programmato mai agenti conversazionali con Dialog. Io ho fatto qualcosina, ho provato, è stato un po' con Telegram, i bot di Telegram, però non so se siano poi proprio la stessa cosa, anche perché più domande di Esatto, risposte, sì. quindi non lo definirei agente conversazionale, quindi Ok. basta. Io sono Fabrizio Giuseppe, anch'io al secondo anno di magistrale al Politecnico e non faccio tecniche di AI, quindi sono più tech base. Conosco molto poco dal punto di vista di programmazione di agenti conversazionali, li ho usati, più o meno li sono tutti, Google, Alexa, quelli sull'interno e qualche chatbot. Il massimo che ho fatto è una chatbot usando la Telegram API con Node. Anche lì non so quanto si arriva a parlare di agenti conversazionali perché erano veramente pochi comandi, però è il massimo. Io Ok. sono Giacomo Casdini e sono S1 di PhD e mi occupo di Human Computer Interaction, ma sul lato di invece conversazionali su Smart Spaces e tangibili, relazioni tangibili. E ho dei colleghi che lavorano su conversazionali, intanto qualcosa che filtra, capisco, ma poco, poco, poco. E si usa spesso Siri sul telefono, ma Ok. Vabbè, però giusto per... E quelli a casa vogliono... Le case sono persi. Quella casa c'è Giacomo? mi si Sara. sente? Si sente? Ah oh, no, ok. Ok, Ah, vai, 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 vai. vai, Sara. Ah, Ah, ok. vai. Sara. Magistrale nel track no, non ho mai programmato un agente conversazionale, quindi a livello di codice non ho molta esperienza per il momento. Ok. Giacomo? Io sono Giacomo, anch'io all'ultimo anno di computer science qua al Politecnico, anch'io track di intelligenza artificiale, questo è il mio ultimo esame, quindi sono proprio spero. E no, non ho esperienza di chatbot, agenti conversazionali, anzi io non ho Alexa, non uso neanche Siri, io odio Siri, cioè non l'ho mai utilizzato, non lo so, l'ho sempre trovato un po' scomodo e nulla, quindi sono proprio all'oscuro. Ok, va bene, grazie. Allora, fatemi capire se posso mettere l'audio sulla lavagna, ammesso che la lavagna abbia l'audio. Potete provare a parlare da casa? Qualunque cosa? Si sente? Sì, grazie. Ok, meglio. Ok, faccio anch'io allora la stessa cosa. Beh, io vi ho già detto, mi chiamo Luigi De Russis, sono un professore associato al Politecnico di Torino e io mi occupo di interazione uomo-macchina in generale, in particolare su come rendere la tecnologia più personale o personalizzata in vari ambiti, dal benessere digitale alla programmazione da parte di non programmatori e soprattutto di quelli che non vogliono diventare programmatori, quindi per personalizzare l'IoT, per personalizzare... oggetti intelligenti, sistemi, eccetera. E anche un po' su Human Centered AI, più su supporto di nuovo a magari sviluppatori o a designer per creare più facilmente supportati dalle AI, per fare il loro lavoro meglio, supportati dalle AI, quindi non rimpiazzati dalle AI, ma supportati. Io uso, ho a casa Siri, le HomePod e avevo Alexa, e quindi ho un po' di esperienza e ho programmato diverse volte con Dialogflow, per cui sono qui a raccontarvi queste cose. E, allora, il piano di oggi è questo. Questa chiacchierata, un po' ancora diciamo così, teorica sugli agenti conversazionali e le loro caratteristiche, la portiamo avanti fino a circa le 10:30 e poi guardiamo più o meno dalle 10:30 fino alla fine della mattinata, come realizziamo un agente conversazionale con dialogo, flow in codice, eccetera. E quindi faremo proprio una sessione insieme di configurazione e programmazione, diciamo così.
E poi oggi pomeriggio lo dedichiamo interamente ai vostri lavori di gruppo, supervisionati da me, nel senso che voi dovrete realizzare un agente conversazionale per il vostro progetto, per il vostro progetto, e quindi potete oggi iniziare in queste 4 ore al pomeriggio a farlo, a pensare come farlo, a iniziare a farlo, così se avete qualche problema tecnico, qualcosa di particolare che vi serve, che magari non abbiamo visto. Perché comunque vedremo un qualcosa di abbastanza basico oggi, nel tempo che abbiamo, avrete comunque me in giro per ancora 4 ore per risolvere qualunque problema ci possa essere. Quindi vi diamo queste 4 ore per iniziare a lavorare su questi aspetti del vostro progetto in modo che possiate portarlo avanti. E in mezzo faremo, oggi pomeriggio non faremo streaming, quindi se c'è qualche gruppo con dei componenti a casa potete sentirvi tra di voi come vi pare. Ma non farò streaming da qua perché non ci sarà niente da proiettare. Non so Qua fa se mi dà abbastanza l'indirizzo. schifo. Un po'. Il wifi è sempre un po' problematico. Non so se mi dà Bello, l'indirizzo. che non c'è neanche la. Proviamo, deve stare fermo, altrimenti si stacca. Non so. Non è l'aggancio. Vediamo se si muove. Ok, ora sì. Dovrebbe Magari ci metto avanti. in rete, guardo, vedo Sì. che dovrebbe comparire proprio a parte questo qua, X. Però non è collegato. No. Vediamo l'indirizzo. Sì. Connected. Connected. Fantastico. Proviamo se. Vediamo. Abbiamo un po' Proviamo a di spegnere, indirizzi, siete altrimenti. 10,97. Deve spegnere il wifi, almeno me, perché se non so, non ne ho da in priorità, non so perché. Sì, non trova niente, Ok, ovviamente, ma pensavo che mancherebbe era un anche. gancio, quindi Sì, si sì, sì. Vabbè, connette. grazie. Fammelo dare in priorità. Ok, dovrebbe rimanere comunque prioritario quello. Sì, comunque prioritario rispetto a Wi-Fi. Ok. Riproviamoci. Scusate, ma la rete è andata giù. Quindi. Lo sto continuando a registrare, non si sa che cosa. Dicevamo, questo è il piano di oggi. Partiamo con un po' di background su voce e parlato. Prima di tutto, qual è la differenza? C'è una differenza tra voce e parlato? Ah, io vi faccio parlare. È un po'. Non mi piace parlare per un'ora e mezza, quindi vi chiederò cosa a un certo punto. E sappiate che non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata, però c'è una risposta. E quindi voce e parlato. Stessa cosa, cose diverse. Forse possono essere anche versi qualsiasi emissione di rumore. Esatto. Voce è qualsiasi emissione di rumore che facciamo con la bocca. Il parlato invece è il parlato che è legato a una lingua specifica, per cui l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il francese, eccetera. E poi noi in genere li diciamo che sono assistenti conversazionali, assistenti vocali, intendendo ovviamente che non capiscono altri tipi di suoni che facciamo che possiamo fare, però li teniamo quindi col parlato. Li usiamo come sinonimi, però in realtà sono due cose appunto separate. E appunto il linguaggio è dipendente dal, scusate, il parlato è dipendente dal linguaggio e può essere ambiguo, no? Per cui abbiamo bisogno di avvocati, perché se non fosse ambiguo ci capiremmo subito. E invece la voce, appunto, è un suono, una volta che diciamo quel suono
ha quel significato e ce lo ricordiamo e lo interpretiamo tutti insieme, che quel suono appartiene a quel significato specifico, non è più ambiguo perché quel suono ha un specifico significato. E chiariamo anche che la comprensione completa del linguaggio naturale da parte di una macchina è tuttora un sogno, non è un qualcosa che abbiamo al 100% realizzato, e anche in parte perché anche la comprensione del linguaggio naturale tra persone non è al 100% efficace ed efficiente. E però, appunto, l'interazione vocale sta diventando sempre più comunque mainstream, no? Pensate appunto a quelli che avete citato, Siri, Google Assistant, Alexa e quant'altro. E queste applicazioni simulano ovviamente un'interazione con il linguaggio naturale a diversi livelli, con diverse capacità. E la cosa più importante da tenere in mente è che il problema principale di tutti gli agenti conversazionali, vocali o testuali che siano, è che richiedono alle persone di imparare e ricordare un set specifico di cose da dire. Voi non potete, se avete esperienza, chi di voi ha esperienza con questi, non potete parlare, dire una qualunque cosa a questi agenti conversazionali. Ci sono alcune cose per cui vi rispondono, ci sono alcune cose per cui formulando una frase in un certo modo ottenete una risposta e formulando una frase in maniera lievemente diversa non la ottenete, ottenete una risposta completamente sbagliata. Questo è il problema principale di tutti gli agenti conversazionali, di tutti i chatbot, eccetera. Dovete sapere che cosa dire. E da una prospettiva, diciamo così, di un computer, l'interazione basata sulla voce, basata sul parlato, è principalmente divisa in due step: il recognition e la sintesi. Cos'è il recognition? Cioè proprio in base alle pensi del personale. Sì, e in pratica cosa fa lo speech recognition? C'è scritto, ma cosa fa lo speech recognition? Fa la traduzione da onda sonora al testo. Esatto, dal parlato in una lingua specifica al testo corrispondente con più o meno errore. E l'altro fa il contrario, la sintesi passa dal testo allo speech. Questi sono i due componenti essenziali di ogni sistema basato sul parlato, sulla voce. Partono dal parlato di una persona, lo convertono in testo, eventualmente ci fanno qualcosa su quel testo. E poi, se serve, lo riproducono in parlato con la voce dell'assistente conversazionale. Però non tutti i sistemi di interazione basata sulla voce utilizzano del processamento del testo. Pensate a Google Translate. Google Translate ha sia lo speech recognition che lo speech synthesis. No? Voi potete, c'è un microfono su Google Translate, premete il microfono, parlate e lui converte il parlato in testo e poi lo traduce, però non fa processamento del linguaggio, fa semplicemente traduzione, fa altre cose. E poi se volete, premete sull'autoparlante e vi fa la sintesi, vi fa sentire la parola o la frase che avete tradotto nel linguaggio che l'avete tradotto. E quello è comunque interazione vocale, perché voi parlate e volendo potete sentire una risposta. Non c'è niente di particolarmente complicato per quell'interazione nel mezzo. Cioè la traduzione in quel caso. E quest'altro, per esempio, dictation.io, cosa potrebbe fare una cosa che si chiama dictation.io? Direttamente, cioè soltanto dettato. Fa il dettato. Quindi voi parlate e lui scrive quello che avete detto, inclusi tutti i segni di punteggiatura, punto, punte virgola, capo, nuova riga, nuovo documento, nuovo paragrafo, eccetera. Quindi in quel caso, differentemente da Google Translate, ha sia una parte di speech to text, non ha in questo caso un text to speech, perché l'obiettivo è fare il dettato, però ha una cosa in più rispetto a Google Translate, che ho appena detto, ok? Esatto, ha un set di comandi diverso rispetto a quelli che servono per parlare. Quindi voi potete scrivere punto, se volete scrivere punto, però c'è anche un comando che è aggiungi punto. Quindi bisogna che il sistema sia in grado di discriminare quando è possibile tra il comando aggiungi punto e la frase punto. Ho fatto un punto a tennis, ping pong, eccetera. Ok? Però di base,
tutti, anche quelli più complicati come Alexa, eccetera, eccetera, usano questi due sistemi e poi in mezzo utilizzano qualche processamento del linguaggio naturale, che è dove, diciamo, la parte, dove c'è una parte di intelligenza artificiale che nelle piattaforme come Dialogflow che andremo a utilizzare è ovviamente implementata ed è nascosta allo sviluppatore che configura quella piattaforma per la parte conversazionale. Però c'è. Ed è la parte che fa processamento del linguaggio naturale. Quindi capisce il contenuto del linguaggio, capisce che Milano è una città. E quindi se chiedete qual è il tempo, il meteo a Milano, lui sa che deve cercare il tempo, che è una frase qualunque, a città specifica che è Milano. E quindi se chiedete qual è il tempo a Torino, lui saprà che in quella posizione, dove prima c'era Milano, adesso c'è Torino, e quindi anche Torino è una città. Dove il tempo a New York, stessa cosa. Torino, Milano, New York, eccetera, sono tutte città e quindi rientrano in questa categoria. E quindi quella è una variabile che si può utilizzare per richiedere il meteo in un posto specifico. E questo fa parte del processamento del linguaggio naturale, che è la parte che appunto vedremo con Dialogflow. Mentre il text-to-speech e lo speech-to-text è fuori da queste piattaforme. Queste piattaforme sono piattaforme di natural language processing o understanding, che dir si voglia. Quindi processano, capiscono il linguaggio naturale. E vi danno un linguaggio naturale parsificato, tipo qual è il tempo a città, in testo, allo sviluppatore che può farne quello che ritiene. Per esempio, nel caso del meteo, andare a chiedere a un servizio di meteo di dargli le previsioni per un determinato giorno in una determinata città, che sono due variabili che riceve dal sistema di processamento. Ora, quali sono, secondo voi, vantaggi e svantaggi di un'interazione basata sulla voce? Quando è vantaggioso usarlo, per esempio, e quando invece può essere complicato usarlo? Una cosa come Siri, Alexa o quant'altro. Quando siamo in mani impegnate, vantaggio numero uno. Siamo impegnati, non possiamo usare un telefono in mano, possiamo parlare, tipicamente. A lungo raggio, volendo, se ci sono dei microfoni che sono in grado di, cioè, non deve stare vicino all'altro, al mezzo Se ci fosse un buon microfono e un ambiente silenzioso, può essere un vantaggio. D'altra parte, giriamo lo anche svantaggio. se è per voto, cioè nel senso, oltre a fare rumore, può anche essere per voto, magari dire accendimi la lampada, Alexa, accendimi la lampada quando era tardi. Ah, lo svantaggio è che spesso è molto prolisso e verboso. Questo è uno svantaggio implicito dei sistemi vocali. Basterebbe premere un bottone invece di dire Alexa, accendi la lampada, che poi non è neanche la lampada della sala, la lampada centrale della sala, la lampada 15 della sala, quando basta andare lì e premere un bottone. Un altro svantaggio sul luogo silenzioso, il contrario del luogo silenzioso, il luogo rumoroso. Sono inutilizzabili, no? Se pensiamo a un bar, non possiamo pensare ad avere un agente conversazionale lì pronto a un bar in un'ora di punta. Lì pronto ad ascoltare le persone perché capterebbe qualunque cosa e probabilmente male. Altri? Molti chiedono conferme su la richiesta, per esempio, sei sicuro? Sei veramente sicuro? Questo rientra nel verboso prolisso, però sì, è un altro Aumenta svantaggio. Certo, allunga il processo e il passaggio. l'accessibilità. Aumenta l'accessibilità. Quindi chi non può in maniera permanente o temporanea o situazionale utilizzare un mouse, un computer, uno schermo, un touchscreen, eccetera, può in molti casi utilizzare la voce. E differenza tra, diciamo così, disabilità permanente, temporanea o situazionale? Ok, disabilità permanente, un esempio, è la più facile. Uno senza braccio. Uno senza braccio, uno su una sedia a rotelle, ok? Una persona cieca e permanente. Situazionale. Alla guida non si può Alla fare. guida. Sto guidando, non posso usare le mani, no? O i piedi. Posso usare un touchscreen, però ovviamente sto facendo altro. Oppure, un altro situazionale.
Col barciolotto. No, quello è temporaneo. Ah, beh, Quello è temporaneo. Situazionale? No, va bene, un esempio di temporaneo. Il barciolotto non posso usare i bracci. O la gamba rotta, non posso usare, non posso camminare, no? Un altro situazionale? Sì, in cucina con le mani impegnate sporche, non posso ovviamente andare a toccare con le mani sporche di qualcosa. Oppure, però uno, poi basta. Vabbè, in doccia però. Un qualcosa meno situazionale. Oh, un genitore col bambino in braccio, per esempio, no? È situazionale, perché quel bambino a un certo punto lo posi, non è che lo tieni in braccio tutto il giorno, no? È la situazione in cui in quel momento, no, il bambino deve fare routine, quindi lo tieni in braccio. Allora in quel caso sei occupato, non è che puoi, non puoi neanche magari sederti e fare altre cose, no? Perché ovviamente stai magari camminando per la stanza, però puoi parlare, in molti casi. Ok, queste e altre sono scritte qui. Quindi ci sono alcune opportunità, alcuni momenti, alcuni casi specifici in cui un'interazione vocale parlata è efficace ed efficiente, funziona molto bene, quando ci sono appunto impairments e disabilità, che possono essere temporanee, situazionali o permanenti, e quando le mani sono occupate, quando la mobilità è richiesta, devo muovermi, devo andare in giro, non posso stare fermo davanti a uno schermo, però magari posso avere un microfono agganciato alla maglia. Allora posso parlare senza fili, allora posso parlare. E quando anche gli occhi, lo sguardo è occupato, devo guardare qualcosa, non posso concentrarmi troppo su un altro schermo, quindi simile alla guida. E, beh, quando non posso utilizzare una tastiera, è anche molto efficiente quando il vocabolario e i task, le attività da fare nel dominio specifico in cui l'agente conversazionale vuole agire, è limitato. Perché? Secondo voi? Perché è particolarmente efficiente quando il vocabolario e le attività sono limitate rispetto a un vocabolario ampio e delle attività molto ampie in cui si può fare qualunque cosa? La lunghezza del comando. Errori. Facilmente programmabile. Devi riconoscere meno parole, cioè dei comandi Ma è un, standard. allora, da quel punto di vista non tanto, perché un computer, che lui ne riconosca 5 o 50, se sono sufficientemente diverse, non è un grosso problema, però ovviamente devono essere sufficientemente diverse. C'è un standard su. Non è un problema del computer, diciamo così. Non è un problema tecnico. Il rischio per noi di essere ambigui, nel senso di dare un comando che non è preciso. Fuocherello? Non voglio ricordare. Non vanno ricordati. Se avete tanti vocaboli da ricordare per attività molto ampie, dovete ricordarvi esattamente che cosa dovete dire. E quella è una cosa che dovete ricordarvi a memoria. Allora, se il vocabolario è limitato e il task è anche limitato, la dettatura di prima. Quante azioni ci sono? Aggiungi un punto, aggiungi un punto e virgola, aggiungi punteggiatura, e la punteggiatura la sappiamo, a capo, cancella e basta. 5, 10, comandi. Quindi il vocabolario è limitato, il task è limitato, faccia la dettatura, è un task con poche opzioni. E se voi avete a casa Alexa o l'avete avuto, no? In genere Amazon manda delle mail con scritto: ecco le cose che puoi fare con, giusto? Ecco le cose che puoi fare con Alexa. Scopri questi nuovi comandi, perché lì il task non è sempre limitato, il task singolo è limitato. Però a volte il vocabolario no, o supporta tanti task, e quindi c'è bisogno di dire: ah, sai che puoi dire anche questo? Però o ti tieni la mail aperta e la leggi tutte le volte, oppure devi ricordarti in un certo senso cosa fa. Questo l'ho già detto prima, lo ripeto adesso e poi lo ripeteremo ancora, ci sarà ancora scritto dopo. È uno dei problemi principali delle agende conversazionali. La persona deve ricordarsi che cosa deve dire. Se sempre. Però ovviamente se l'agente conversazionale è general purpose, è ovviamente più difficile ricordarsi. Se è un agente conversazionale per chiedere il meteo, è facile, perché ci saranno 5-6 cose da poter dire con città e luogo e tempo, giorno, ora, e non molto di più. E beh, è anche utile quando ovviamente tu non puoi leggere o scrivere, un bambino.
posso leggere cosa c'è scritto perché non so ancora, però so parlare e so capire. Quindi a 5 anni sanno parlare, sanno capire, ma non sanno ancora leggere. A 6 magari non tanto, però parlare e ascoltare sì. Quindi anche in questo caso, anche per quella popolazione specifica, è un qualcosa di particolarmente utile. Ostacoli, i contro, li abbiamo già detti alcuni. Ambiente rumoroso. I comandi hanno bisogno di essere ricordati e imparati. A me capitava con Alexa che quando gli chiedevi un certo, adesso non mi ricordo più che cosa, ma gli chiedevi una certa cosa, in un modo ottenevi una risposta completamente sbagliata, se glielo chiedevi in un modo lievemente diverso, rispondeva correttamente. Questo perché non era stata addestrata, il sistema non era stato addestrato a riconoscere quella variante di frase per chiedere il meteo o quello che è. E il riconoscimento, lo speech to text, può essere particolarmente complicato se uno ha degli accenti nel parlato, non tanto l'accento sull'italiano, però sulla lingua inglese, l'accento scozzese rispetto all'accento inglese o all'accento americano, diciamo newyorkese, sono completamente diversi. O l'accento irlandese, dove ci vuole, i primi 10 minuti ci vuole capire che cacchio stanno dicendo, anche alle persone, figuratevi un computer. Quello è un problema per le persone che non sono native del posto, ovviamente anche per una macchina, e anche vocabolari non tipici, magari in certi ambienti specifici, o parole dialettali, che magari uno usa tutti i giorni, ma non, ma magari sono presenti in Lombardia, sono presenti magari nel nord Italia, ma non, se lo dite a qualcuno del sud Italia, non sa che cosa volete dire, finché non impara che quella è una parola dialettale trasformata in italiano, e viceversa. E ovviamente un ostacolo è quando il parlato non è sempre accettabile, no? Abbiamo detto in un meeting, se noi adesso avessimo un agente conversazionale, non è che noi parliamo, ma sarebbe abbastanza inutile averlo qui, perché dovremmo tutti smettere di parlare per ascoltare o per parlare con l'agente conversazionale. E vabbè, anche per problemi di privacy. L'errore, la correzione degli errori è particolarmente impegnativa, è sicuramente time consuming. Cosa capita per chi ha un agente a casa? Cosa capita quando non capisce una frase e dà una risposta sbagliata? Non ho capito, oppure mi chiedo un fermo. Se non avesse proprio capito niente, io ti chiedo qual è il meteo e la risposta è oggi, stasera in televisione c'è Star Wars. Voi cosa fate? E poi se vuoi sapere il meteo, glielo richiedi. Quindi glielo chiedi 2 volte o più, finché non mi stufo, la stessa frase. O varianti della stessa frase, perché se la prima volta non la capite, ma ha detto Star Wars, la seconda ovviamente non posso usare la stessa frase di prima. E questo è time consuming, perché devo ripetere n volte la stessa frase. E vabbè, c'è un carico cognitivo maggiore rispetto a scrivere, usare un mouse, usare un touchscreen, perché coinvolge ovviamente il parlato, la comprensione del testo, eccetera. E se, alcune operazioni sono difficili da fare, da ottenere senza una personalizzazione estrema. Immaginate di dover programmare, immaginate di scrivere una formula matematica a voce. Oltre a essere molto lungo, è anche molto complicato. E l'output, l'abbiamo detto prima, l'output del vocale, quindi quello che ascoltiamo, è lento rispetto a quello che possiamo vedere, perché vedere è molto più immediato, molto più veloce, eccetera. Ora, quali sono i 6 passaggi tipici di una qualunque interazione conversazionale? Quindi non necessariamente anche a livello del dettato di prima, ma soprattutto con gli agenti conversazionali tipo Alexa, Siri e quant'altro. Il primo passo è sempre l'iniziazione. Cioè, bisogna accenderli, bisogna dire ascolta. Può essere premendo un bottone, può essere con una wake word che per Alexa è Alexa, per Google è OK Google, per Siri è Siri, eccetera. E quindi quella, appunto, devo stare attento.
Quindi, prima di tutto l'inizializzazione, altrimenti anche Dialogflow, lo vedremo, ha bisogno sempre di una inizializzazione. È la persona o l'ambiente o un qualcos'altro che dice: ok, adesso stiamo parlando con te, stiamo agendo con te. Non può mai essere che il sistema chiede qualcosa alla persona. Ci deve essere sempre un qualcosa che scatena l'azione. Che può essere di nuovo parlato, scritto, o può essere un evento che capita, però ci deve essere un qualcosa che dice che okay, adesso parti. Non può mai essere la gente che parla per prima e ti chiede come va. E secondo punto, sapere cosa dire. Di nuovo, l'apprendimento del sapere è ovviamente una delle problematiche più grandi. Dopodiché ci sono errori possibili di riconoscimento del parlato nella fase di speech to text. In inglese può essere un dime to time, simile parola che diventa dime invece che time, e in italiano potrebbe essere Roma per Toma. Quindi parole simili che sono simili, che vengono riconosciute in maniera errata. A quel punto si deve correggere l'errore, e se è puramente vocale, dobbiamo ripetere tipicamente tutto. Se fosse scritto, magari si può trovare qualche strategia per correggere solo una certa parola, o magari una parola non importante, e quindi comunque l'output è, il risultato è corretto, anche se non è perfetto il riconoscimento. Dopodiché il sistema, noi dobbiamo decidere e insegnare al sistema come facciamo a mappare quella frase specifica, quel contesto specifico alle azioni che vogliamo che faccia. Quindi chiedere il meteo vorrà dire chiedere a un sistema di previsioni meteo qual è la previsione meteo in un certo giorno, in una certa ora, in un certo posto. Quindi mappare la frase, il contesto di cui stiamo parlando, il contesto meteo con una specificazione. Accendi le luci, il programmatore dovrà impostare che questo accendi le luci vuol dire mandare un certo comando alle luci che sono nella stanza. Su un certo protocollo, usando una certa sintassi, eccetera. Quindi mappare il parlato con delle azioni da tipicamente esprimere in codice, o comunque con una risposta. E poi c'è una parte di feedback e una parte di dialogo. Sei sicuro di voler fare questo? Mi servono queste altre informazioni. Quindi facciamo, diciamo, l'esempio del meteo, che è l'esempio che useremo dopo. Se io vi chiedo che tempo c'è oggi a Milano, voi mi rispondete? C'è il sole, sì, siamo arrivati qua, c'è il sole già anche prima. Ok. Se io vi chiedo che tempo fa oggi? Dove? Dove? Oppure Oppure assumi che sia il luogo, però già è una scelta. Se manca la città, devo chiedere qual è la città o assumo che sia la posizione corrente? È una scelta che fa il programmatore, che crea l'agente conversazionale. E che tempo fa? Quando? Anche lì devo chiedere quando o posso assumere che sia oggi. Quindi questi sono tutti pezzi di informazioni che dobbiamo prevedere che possono mancare nel configurare questa cosa qui e agire di conseguenza. E questo è feedback e dialogo, in un certo senso. Ok. Possiamo distinguere al giorno d'oggi tre tipi di agenti conversazionali, tre tipi di voice user interface. Io userò in maniera interscambiabile voice user interface o agente conversazionale o conversational user interface. In realtà la voice user interface, come dice il nome, è vocale, è solo vocale. Quindi è una qualunque interfaccia che abbia un input e un output basato sul parlato. Un conversational user interface non prescrive che sia vocale. Può essere vocale, può non esserlo, ma la caratteristica è che deve realizzare una conversazione. Da cui il nome, che è di nuovo una parte difficile. Quindi, voice user interface è un qualunque cosa che
può parlare o ascoltare vocalmente, anche se non conversa, anche se solo botta e risposta. Meteo c'è oggi? C'è il sole. Fine, non c'è una conversazione. C'è una domanda a cui c'è una risposta. C'è un comando a cui c'è un'azione. Accendi la luce, fatto. Una conversazione è un qualcosa per cui c'è una domanda, c'è una risposta, c'è un altro. Si va avanti a parlare, non c'è solo una domanda e una risposta. E quindi una conversazione applica sia a gli agenti conversazionali vocali, sia a quelli testuali tipo chatbot. E noi li useremo in maniera interscambiabile, perché non. Anche per il vostro progetto voi potete tranquillamente decidere di usare la voce o decidere di usare il testo. Dipende dal contesto specifico, sapendo i vantaggi e svantaggi della voce, dipende dal contesto specifico che avete in mente di analizzare o dai dati che avete da visualizzare o da presentare. E in ogni caso, gli agenti conversazionali, quelli che hanno una componente vocale, si possono dividere in tre categorie al giorno d'oggi. Quelli che si possono chiamare screen first, poi c'è voice only e poi c'è voice first. Un esempio per categoria, poi li vediamo, ma qual è uno screen first? Tipo il clever molto No? Tipo? Lo smart. È screen first. È un dispositivo che la funzione principale è vedere, usare lo schermo, non è usare la voce. Ok? Voice only. Questo dovrebbe essere più facile. Alexa. Alexa senza schermo, però, perché sennò. Quindi l'Alexa o il Google Home o gli HomePod, eccetera, che non hanno schermi, che quindi si possono interagire solo vocalmente. E voice first? La macchina o l'Alexa con lo schermo. Quindi hai la voce, ma hai anche lo schermo, hai anche un touchscreen, puoi fare cose in contemporanea. Allora, screen first, abbiamo detto smartphone, vantaggio, c'è uno schermo, oggi sarà così in continuazione, stamattina quantomeno, vantaggio è che c'è uno schermo e quindi si possono presentare le informazioni, si possono ottenere informazioni anche non parlando, non scrivendo, ma usando lo schermo. Svantaggi è che sono screen first, sono pensati per essere utilizzati con uno schermo prima che con la voce in maniera conversazionale. E quindi, per esempio, questo è un po', alcune di queste cose sono un po' migliorate negli anni, però tipicamente c'è un pessimo uso dello schermo quando si parla. Adesso, per esempio, sull'iPhone è migliorata la faccenda con Siri, ma fino a qualche tempo fa, quando uno parlava con Siri, si bloccava tutto lo schermo e si vedeva solo la conversazione. Adesso compare sopra in evidenza, quindi si può continuare a usare tutto il resto. Però in generale c'è ancora un uso dello spazio che si potrebbe migliorare, diciamo così. Per esempio questi sono due esempi, uno con Google Home e l'altro con Siri. E questo è vecchio, questo su Siri è vecchio. Però vedete, occupano tanto spazio. E potete far partire la ricerca, in questo caso per la ricetta dei biscotti al cioccolato, a voce, ma poi il resto dovete cliccare sulla ricerca che apre un browser oppure ve lo fa vedere direttamente lì e dovete leggere. Quindi inizia la parte, però poi si ferma lì, non c'è una vera conversazione qui. Perché? Perché questi sono pensati per avere lo schermo, prima di tutto, e quindi funzionano in quell'ottica. Per esempio Siri in questa versione qui passata, per esempio mancavano alcune affordance visuali, per esempio non si poteva, non mostrava che le persone potevano editare un messaggio prima di inviarlo, anche se potevano. Quindi o tu lo sapevi, oppure facevi a nulla e lo ridicevi da capo. Esempio di pessimo uso dello spazio. No. Adesso, ripeto, adesso Siri è migliorato in questo, però fino l'anno scorso, 2 anni fa, questo era quello che compariva quando dovevate mandare un messaggio con Siri. Una schermata vuota in cui dovevate passo per passo dire a chi mandare il messaggio e cosa mandare nel messaggio.
di conseguenza non vedevate più niente, non facevate più niente, bloccava tutto lo schermo. Ed era anche totalmente differente dall'interfaccia normale che usate per mandare messaggi. Che, di nuovo, è una differenza che una persona può vedere, magari abituata a usare una certa interfaccia, vede questa cosa qui e dice, ok, aspetta, perché non vedo l'altra? Cosa cambiava? No? E quindi limita le informazioni che sono disponibili all'utente. Adesso, ripeto, adesso è diverso, se provate, a mandare un messaggio, però credo che sia comunque un'interfaccia diversa rispetto a quella per l'invio dei messaggi normali. Ok. Voi screen first. Voice only, tipo Alexa. Non c'è un display. L'audio è utilizzato sia per l'input e l'output. Poi Alexa ha anche delle lucine, eccetera. E non so, Google Home, se ha delle lucine anche. Chi è che ha Google Home? Sì, No, è uguale. sono cobalino. Sono colorate diverse, ma c'è un feedback. Sono delle luci di feedback. Che sono usate poco, potrebbero essere usate molto di più, però hanno fatto una scelta di avere queste lucine di feedback e non ha ovviamente uno schermo, quindi tutto deve essere fatto vocalmente. E hanno tipicamente una buona accuratezza nel riconoscimento del parlato, se non mischi linguaggi diversi, per esempio, e ovviamente non ci sono nessun suggerimento visuale perché non hanno uno schermo. Quasi tutto è fatto a voce o con suoni, per cui se c'è tanto rumore in un ambiente, magari non sentite bene che è successo qualcosa. Però magari vedete cosa è capitato nell'ambiente. Accendi la luce anche se non sentite il suono, però la luce si accende, potete essere magari soddisfatti lo stesso. E, limitazioni, uno l'abbiamo detto prima, sono verbosi, sono prolissi nelle risposte. Provate a chiedere che cosa c'è stasera in televisione. No? Non vi passa più. Poi usano alcune strategie, per esempio su Alexa, se gli chiedi cosa c'è stasera in televisione, è fatta abbastanza bene quella parte, per cui vi dice i primi cinque canali e poi vi dice per continuare di continua. E allora, se capisce continua, vi dà la nuova pagina con altri cinque programmi. Se non capisce continua, vi ripete gli stessi cinque che avete già sentito. E, se gli chiedete ad Alexa le ricette, in questa modalità, invece, con lei usa direttamente Giallo Zafferano e lì invece non vi passa più, perché non c'è la versione corta, lì inizia a parlare, a raccontare, a raccontare, a raccontare. Questo dipende dallo sviluppatore come ha fatto ovviamente quelle parti di conversazione. E dovete sapere cosa dire, di nuovo. E alcune operazioni sono challenging, la ricetta, tutta voce, è un test di memoria alla fine. O alcune scelte sono particolari, dipendono per esempio dal fatto che usate Alexa o altri sistemi. Per esempio, quando impostate un timer, in alcuni sistemi potete solo chiedere quanto tempo manca, non per esempio quanto era il timer originariamente. O per esempio, per accendere le luci, con Alexa dovete dare un nome diverso a tutte le lampadine che avete, e quindi dovete ricordarvi che la luce della cucina si chiama luce e la lampada del salotto si chiama lampada. E se avete due lampade in salotto, dovete dare un altro nome. Quindi dovete iniziare a dare nomi a tutte le cose che avete in casa. E finché sono poche va bene, quando sono un po' tante, dovete comunque ricordarvi il nome di tutti. E gli HomePod, per esempio, funzionano diversamente. Quando l'HomePod in una stanza e dite accendete la luce, capisce che state parlando della luce nella stanza in cui siete. Quindi potete usare il nome, come con Alexa, della lampadina specifica, e lui accende quello che deve. Oppure potete dire la luce della stanza X e lui accende tutte le luci, se ce n'è più di una della stanza X, e se siete nella stanza accende la luce, accende tutte le luci della stanza in cui siete. Quindi assume certe cose che invece Alexa, per esempio, non fa. Quindi questo, anche se uno è abituato ad usare Alexa e cambia sistema, si trova a comportamenti diversi, più comodi o meno comodi, ma comunque diversi. E inoltre nei sistemi solo vocali alcune azioni non sono permesse. Inserire una password
Nessuno mi fa inserire una password vocalmente. Mi dice apri l'app di e inserisci la password. Oppure, per quei sistemi che hanno delle skill come Alexa da aggiungere, non potete chiedere dimmi tutte le skill che hai. O installa la skill, ti rimanda all'applicazione in cui c'è lo store, si possono scaricare le cose, eccetera. Quindi a un certo punto vi dice: non ho la parte grafica, andiamo a prenderla sull'applicazione, sul telefono dove c'è. E poi ci sono i voice first device, che sono voice only device, ma con uno schermo. Che a differenza dei sistemi come lo smartphone, lo schermo è ovviamente molto meno utilizzato in generale, ma molto più utilizzato per gli scopi specifici dell'assistente conversazionale, in cui la modalità principale è sempre quella vocale. Però, quindi fa esattamente le stesse cose che fareste con la versione senza schermo. Però il display è touchscreen e vi può fornire altre informazioni. Quindi quando ascoltate della musica, vi dà per esempio il testo della musica, il brano che state ascoltando. Potete mettere pausa, andare indietro, andare avanti, regolare il volume, vedere quanto tempo manca alla fine della canzone, eccetera. Quindi se volete avete non solo più informazioni, ma avete una modalità aggiuntiva per interagire con l'assistente. Oppure vi dice suggerimenti su quali possono essere altri comandi da utilizzare. Quindi vi suggerisce cose da poter chiedere. Di nuovo, la versione solo vocale non può farla. Quindi aiuta un po' di più a sapere che cosa posso fare col sistema e vi dà anche una serie di feedback, una serie di informazioni che solo vocalmente non potreste chiedere. Perché se state ascoltando una canzone e volete sapere quanto manca alla fine, per rispondervi dovrebbe o abbassare o interrompere la musica. Invece così la musica può continuare e voi lo vedete se volete quanto manca. Quindi vi fornisce un'altra modalità per accedere alla stessa informazione, informazione che ha, perché stai eseguendo un brano, quindi sa quanto è lungo, sa che l'autore sa tutto. E quindi il focus è sempre sulla voce, ma con lo schermo è più facile. In un certo senso averne a che fare. Ok? Ok. Facciamo ancora questo e poi facciamo una pausa, tanto sono poche cose. Ora, quando progettiamo una interfaccia conversazionale, che sia di qualunque tipo sia, e in un certo senso simile a quando una persona deve imparare un linguaggio straniero. Un linguaggio diverso dal proprio nativo. Sia per l'utente che usa l'applicazione, perché deve imparare cosa dire, come dirlo, sia anche per lo sviluppatore, che deve insegnare in un certo senso a un computer, non proprio insegnare, ma comunque impostare a un sistema che cosa è accettabile dire, cosa è accettabile dare come risposta, che cos'è una città, per esempio, e così via. Quindi un pezzo alla volta si insegnano. Si trasmettono queste informazioni. E queste richieste, soprattutto dal punto di vista della persona, si imparano più facilmente attraverso l'immersione, per cui i dispositivi voice first hanno un vantaggio perché possono mostrare i vari comandi. Quindi, a furia di vedere un comando, dico: guarda, posso chiedere la massima del giorno. E allora mi ricordo, mi incuriosisce, me la fa vedere 2 o 3 volte, e quindi a un certo punto inizio a chiederla, poi inizio a ricordarla. Invece i dispositivi senza schermo è più difficile ricordarlo perché devo appunto andare a leggerlo su internet, devo aprire la mail, devo ricordarlo per me, devo essere interessato alla massima del giorno e quindi vedere se posso ascoltarla, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' come quando si impara un linguaggio straniero, no? Più si è immersi nel linguaggio, più si impara cosa dire, la pronuncia. Le frasi, la struttura migliore per dire le cose, eccetera. E ci sono alcuni esempi, soprattutto per i voice first, per questa immersione, per esempio, come dicevo prima, mostrare nuovi comandi in maniera randomica, oppure quando si chiede qualche risultato, cosa c'è stasera in televisione, mettere magari un numero vicino a questi risultati. In modo che se una persona vuole saperne di più sulla trama di un film, può dire dettagli sul numero 5.
Cosa che invece vocalmente non si può fare, perché dovresti dire dettagli sul film che si intitola X. E un'altra cosa da tenere in mente quando si hanno a che fare con agenti conversazionali in generale è che le persone hanno tipicamente aspettative non realistiche con l'utilizzo di agenti conversazionali. Perché posso parlarci e quindi ci parlo come ci parlerei con una persona, ma dall'altra parte non ho una persona che capisce tutto quello che potrebbe capire una persona. E questa è un'aspettativa, un'assunzione che in genere le persone fanno finché non provano e vedono che non funzionano, e allora magari si innervosiscono, devono trovare il modo di dirlo, chiedono aiuto a qualcuno per capire come fare, come interagire. Ma quando voi lo date a una persona che non l'ha mai visto, non l'ha mai usato, la prima reazione è: beh, posso parlarci, ci parlo. E poi non funziona. Perché queste aspettative non sono ovviamente risolte, soddisfatte dalla macchina, in questo caso, no? Dall'oggetto, dal dispositivo. Però è la prima reazione. Posso parlarci? Parlo naturalmente, tanto mi capisce, e poi no. Quindi questo è qualcosa da tenere sempre in considerazione, che il primo approccio è quello. Quindi le prime risposte dovrebbero, per esempio, aiutare la persona a dire: ok, guarda che non puoi chiedermi tutto. Bisogna fare un po' di onboarding in un certo senso su cosa si può chiedere, cosa si può fare, eccetera. I chatbot hanno in genere il comando help, no? Che mostra le cose che si può chiedere. Quelli prettamente vocali non hanno l'equivalente del comando help che lista tutte le cose che si può chiedere, hanno altre strategie, ma ovviamente richiedono un po' di onboarding. Ecco, in generale, da un punto di vista teorico, e non ripeto le cose che vi ha già fatto Massimo Zancanaro, avete già parlato un pochino della parte conversazionale sulla fine delle sue slide, però questo volevo dirvelo, ci sono quattro frame conversazionali, in teoria, che sono questi quattro. Il primo è il controlling, quindi specificare un goal con l'obiettivo di raggiungerlo. Play. Esegui Radio DJ da TuneIn, che è uno skill di Alexa per la radio. C'è un controllo specifico. Voglio ascoltare una radio specifica, Radio DJ, utilizzando una funzionalità specifica, TuneIn. Controllo diretto. Poi il secondo frame conversazionale è delegazione. Voglio un risultato, ma non mi interessa come lo raggiungi. Però voglio un risultato. E l'esempio, sempre con la musica e col play, è: riproduci musica jazz. Non mi interessa quale musica jazz. Non mi interessa se da una radio, da una playlist, da Spotify, di un artista specifico. Basta che sia musica jazz. Quindi delego all'agente conversazionale quello che vorrei ottenere, senza però specificare i dettagli, che sennò rientrano nel controllo. E questi due sono i due frame che gli agenti conversazionali oggi supportano: controlling e delegate, nient'altro. Gli altri due sono interessanti, ma non capitano con gli agenti conversazionali, capitano con le persone. E guiding è possibile realizzarlo in qualche modo, collaborating no, non ancora almeno. E guiding significa discutere il significato per raggiungere un goal, i mezzi per raggiungere un goal. Voglio ascoltare della musica, come devo fare? Questo è qualcosa che in genere non è supportato dagli agenti conversazionali, però potrebbe, no? È un help, se può servire per l'onboarding di nuovo. Io voglio ascoltare della musica, come posso fare? E la risposta potrebbe essere: puoi chiedermi di ascoltare delle radio italiane, puoi ascoltare Spotify se hai attivato la skill, puoi ascoltare eccetera, eccetera, se hai attivato la skill, se hai un abbonamento, eccetera, e così via. Però vedete, la differenza tra prima è che prima voglio che faccia qualcosa di specifico, e qui invece è: voglio discutere, voglio suggerimenti, voglio ascoltare della musica, come posso farlo? E se l'agente conversazionale non supporta l'ascolto della musica, vi dovrà dire: io non posso, ma qualcos'altro. E poi c'è il collaborating, che invece non. E quello più difficile per un agente conversazionale, che è decidere insieme su un obiettivo da realizzare. Quindi
Quindi quando, non so, vi trovate senza un piano per la serata, dite cosa facciamo stasera? Quello è decidere insieme che cosa fare stasera. Ed è una cosa che un agente conversazionale tipicamente non fate, no? Non gli chiedete cosa facciamo stasera. Ok. Oppure dovrei ascoltare della musica. Che musica ascoltiamo? Cioè, non è un qualcosa che tipicamente fate. Il guiding può essere realizzato, non è supportato al momento, il collaborating è molto più difficile. Magari ecco, con un robot, visto che prima l'ho citato, ha un qualcosa che può avere più senso, una collaborazione. Però ovviamente al momento gli agenti conversazionali questi due frame non li supportano. Ci sono poi quattro passi principali per progettare un agente conversazionale, che in parte vedremo e in parte faremo, soprattutto oggi pomeriggio potrete iniziare a farli. Prima di tutto, la prima domanda da farsi quando si progetta un'interfaccia conversazionale è la cosa migliore? È la conversazione la cosa giusta da fare? Oppure è meglio un'interfaccia grafica? Allora, se la risposta è no, avete finito. Se la risposta è sì, o perché siete obbligati, o perché in realtà ha senso avere una conversazione, ripeto, vocale o scritta, non importa. Per parte di quello che dovete fare o per tutto quello che volete fare, non è detto che debba essere tutto. Ci sono poi una serie di domande che vi possono aiutare a capire se la conversazione è la cosa giusta, la cosa migliore. Per esempio, le persone già parlano di quelle cose? Allora, se le persone già parlano di quelle cose, è più facile che si possa anche realizzare un agente conversazionale. Le persone già parlano del meteo, infatti tutti gli agenti conversazionali supportano il meteo. È l'interazione breve o è lunga, prolissa, eccetera? Allora, se è breve è sicuramente conveniente, se ci vogliono 47 passaggi, forse verso uno su un'interfaccia grafica, forse è meglio l'interfaccia grafica non conversazionale. Un'interfaccia grafica invece richiederebbe molteplici tap, click, eccetera, per realizzare la sensazione, e mentre il vocale meno, allora di nuovo il vocale o il conversazionale diventa più conveniente. Perché magari l'interfaccia grafica richiederebbe tanti dettagli, che è più facile dare in maniera scritta o in maniera parlata rispetto ad andare a selezionare 47 tendine diverse. E le persone possono farlo quell'attività mentre fanno altro? Se sì, di nuovo una conversazione può essere comoda perché vocalmente potete parlare mentre si fa altro. Se no, è uno svantaggio, eccetera. Dopodiché, una volta che avete deciso che volete proseguire con la strada conversazionale, dovete avere in mente tre cose. Chi sono i vostri utenti? Chi sta comunicando? Perché ovviamente se fate un qualcosa per un bambino di 5 anni, o per uno studente universitario, o per un ottantenne, la conversazione sarà diversa. Anche se fosse sullo stesso argomento, ma la conversazione sarà diversa, le risposte saranno diverse, i tempi saranno diversi. Quindi chi è il destinatario dell'applicazione è fondamentale. E che cosa state comunicando? Che cosa vi chiederanno in questo specifico task che avete in mente, in questo specifico compito che avete in mente? E poi qual è il contesto di utilizzo? Lo useranno in movimento, lo useranno all'aperto, lo useranno chiuso con una cosa ferma su un tavolo, lo useranno davanti a un computer, perché di nuovo cambia. Se vado in giro ci sarà il rumore, ci sarà la possibilità di avere altri suoni intorno, eccetera. Se sono a casa tranquillo in una stanza chiusa, è diverso. Se devo usarlo a un bar, dovrò averlo magari un microfono più vicino, quindi dovrò immaginare una cosa magari su uno smartphone o comunque più vicina. Se invece è in un luogo come una stanza, può anche essere come Alexa centrata sull'intera stanza e così via. Quindi chi, che cosa e qual è il contesto d'uso in cui questa applicazione verrà utilizzata? A quel punto inizia la parte conversazionale di progettazione vera e propria, che è scrivere alcuni dialoghi di esempio. Quindi io ti chiedo qual è il meteo oggi come ho fatto prima, qual è il meteo oggi a Milano? E lui mi risponderà, oggi c'è il sole. E poi io scrivo, che tempo fa oggi? E dobbiamo decidere
Se questo che tempo fa oggi avrà come risposta, assumo che sia Milano e quindi dico che c'è sole, oppure ti chiedo dove. E alla mia tua risposta, se la risposta è una città, ti dico il meteo. Se la risposta invece è non una città, non è un luogo, ti chiedo dove, di nuovo. O ti chiedo un'altra cosa per spiegare meglio che l'informazione che mi serve. E poi ti dico infine il meteo. E stessa cosa sul mancanza del giorno o dell'ora. E così via. Quindi alcuni dialoghi, di esempio, non necessariamente tutti quelli che servono per coprire ogni possibile aspetto, ma i principali. E poi in genere si fa un diagramma del flusso di conversazione. Quindi chiedo il meteo, usiamo l'esempio del meteo che è facile. Chiedo il meteo, mancano queste informazioni, allora ci sarà un diagramma che dice dove e luogo. Giorno, ora, oppure no, perché lo assumo. Dove se la risposta è un luogo, allora vado al meteo vero e proprio. E se la risposta non è un luogo, torno indietro e richiedo di nuovo dove, una variante di dove, eccetera. Quindi un diagramma di questa conversazione. E in cui per fare questo serve per due motivi. Uno, per tre motivi. Uno, per capire qual è un po' il flusso finale della conversazione che avrete, che la persona sperimenterà. Chiedo un qualcosa, mi dà questa risposta, se mancano queste informazioni mi dà quest'altra. Se chiedo una variante di questo, dovrò comunque seguire lo stesso processo. Se il mio chatbot è per il meteo e chiedo quando arriva il prossimo treno della metro, ovviamente non è un dialogo che sto considerando. In genere si parte con alcuni casi d'uso specifici, fondamentali, quindi i più comuni, i più importanti che avete, sui task più importanti che avete, sulle cose più importanti che dovete fare. E poi, volendo, si può aggiungere un ciao, come stai? Cosa posso fare per te? Si possono aggiungere altre conversazioni che in genere si chiamano small talk, conversazioni ciao, come va, come non va, eccetera. Quindi intorno al task principale. E inoltre questi diagrammi, questi dialoghi possono anche servire per sperimentare e valutare diverse strategie. Come dicevamo prima, se non c'è il luogo, assumo che ci sia un luogo o chiedo. Voi potete prendere una decisione e poi potete chiedere a qualcun altro e dirgli, ok, in questo caso cosa vedresti meglio? Senza ancora averlo fatto, semplicemente avendo tirato giù le domande e le risposte, per capire se la vostra popolazione target, i vostri utenti target, in effetti farebbero come voi, oppure voi fate così perché siete informatici e invece tutti gli altri no. E dopodiché, una volta che avete fatto i dialoghi e questo flusso della conversazione, dovete prima di tutto concentrarvi sulla conversazione parlata o scritta, prima di considerare l'esistenza o la possibilità di avere elementi visuali a supporto di quella conversazione, a supporto di quei risultati. Quindi immaginate di lavorare con un dispositivo voice only, come abbiamo detto prima. Poi, ovviamente, se avete uno schermo, può essere più facile fornire anche quelle informazioni in altri formati, un disegno, eccetera, però immaginate in prima battuta di non averlo. Mettetevi nel caso più sfavorevole. E poi in questa slide qui ci sono su questo sito di sviluppatore di Google ci sono degli esempi di dialogo ed esempi di flusso, un pochino più complessi del meteo, che potete prendere come ispirazione, come esempio. Sono scritti e ben delineati, strutturati in questo modo, che possono essere usati come esempio di quello che potete fare. Domande fin qui? Ok, facciamo un quarto d'ora di pausa. Allora. Ecco, dopo ci servirà un browser, quello è facile, un account Google, forse anche quello è facile, Visual Studio Code. Ok? Quindi installiamo Visual Studio Code se non l'abbiamo. Python useremo, però l'avrete già usato prima con Federico. Basta. E accesso a internet. Quello può essere la parte più complicata. Quindi, se per un quarto d'ora riuscite a eventualmente scaricare quello che vi manca,
Va bene anche PyCharm. Io userò Visual Studio Code, però un qualcosa per programmare in Python. Ok. E basta, un quarto d'ora di pausa. Ho provato a andare in un'altra parte. E la mano mi dice che non c'è niente.